Molto rapidamente, signori, estamos en la mierda. Sia che questa storia del coronavirus abbia un fondamento, cosa che io non credo, ma peggio ancora, ancora di più, estamos nella mierda, se invece è tutto un trucco dei padroni dell'universo, i quali, evidentemente, hanno deciso di muoversi, sanno di potersi muovere, stanno dilagando. Io credo a questa seconda tesi, ovviamente. E l'Italia è il paese che ne sta pagando le conseguenze più gravi, per colpa non soltanto della sua classe dirigente, ma anche per la pochezza antropologica del suo popolo, perché adesso dobbiamo pur sempre ricordare che ogni collettività sul lungo periodo ha la classe dirigente che si merita, adatta al suo livello. E quindi osservando il pietoso stato della classe dirigente italiana, possiamo immaginare anche la qualità antropologica del popolo italiano, pur con le dovute eccezioni e proprio in quanto eccezioni, meravigliose eccezioni. Ma insomma, facciamolo un po' più lungo questo discorso, bene? Voi vi ricordate? Ripartiamo da un bel po' di anni fa, ripartiamo dal 2005. Nel 2005 governava Berlusconi e si affacciava sulla scena un piccolo blog, il blog di Beppe Grillo. Beh, insomma, quel blog ha avuto un grande successo. Era scritto bene, portava avanti tematiche ambientaliste e molti rimasero fascinati, compreso il sottoscritto. Quello era, come dire, il tema che veniva portato avanti. Ed ovviamente, poiché i Verdi in Italia avevano abdicato al loro ruolo, si sentiva la necessità di un partito ambientalista. E quindi io ho dato una mano. Ricordate la storia delle ecoballe, in Campania? Io ci sono stato in Campania, le ho viste con i miei occhi, le ecoballe, la soluzione proposta dalla grande industria italiana del nord al problema dei rifiuti. E vabbè, poi a un certo punto è arrivata la grande crisi, primo colpo della grande crisi, nel 2008, poi ci sarebbe stato il bis nel 2011. Ci si è resi conto che non era soltanto un problema di ambiente maltrattato, non era soltanto un problema legato alla mondializzazione folle, per cui i prodotti prima di essere confezionati definitivamente passavano da un punto all'altro del globo su navi che solcavano i mari, ma era anche un problema di altro genere, di finanza, che aveva preso completamente il sopravvento. Poi è cominciata la controversa stagione del sovranismo. Ricordo che la parola sovranismo è stata coniata da una ventina di persone, tra le quali ero anch'io, e che sovranismo significava sostanzialmente ripristino della Costituzione italiana e statalismo, cioè riadozione di quel modello misto pubblico-privato che aveva fatto crescere l'Italia nel suo complesso e aveva riscattato la condizione economica, sociale di vaste masse di italiani usciti dalla guerra, umiliati e impoveriti. Poi i sovranisti si sono definiti i leghisti. Di Salvini, poi anche il Movimento 5 Stelle, finito in mano a Di Maio,
finito in mano al figlio di Casaleggio, ai tanti che partecipando ai talents, ricordate quando mandavano i video, no? Per farsi selezionare, e anche quel partito che era nato su una linea ambientalista vera è diventato qualcosa di completamente diverso, il trasformismo nei contenuti proprio. Non parliamo della Lega, nella quale sono entrati personaggi come Bagnai, come Francesca Donato, perfino Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, stipendio credo intorno ai 160.000 euro l'anno, quindi nessun bisogno di infilarsi in quel baraccone, si era guadagnato negli anni come dire, i galloni di vessillifero, di difensore della Costituzione italiana. Anche Luciano Barra Caracciolo è entrato nel governo giallo-verde come sottosegretario. Peraltro scrivendo articoli, in uno dei quali citava Gramsci, io lo commentai con la frase «Struggente questa lettera dal carcere». L'articolo era stato pubblicato sul blog di Sollevazione e questo episodio segnò la mia estromissione come blog linkato da quel sito e un profondo dissenso che non si è ancora ricomposto con quel piccolo gruppo di persone a cui peraltro avevo dato una mano in tante occasioni con la mia telecamerina e con il mio modesto contributo. Certo è che quando sono andato a fargli le prime volte le riprese non li conosceva nessuno. Una bella spinta gliel'ho data. E va bene. E così oggi dire che uno è sovranista significa dire che uno è leghista, un partito che si dichiara liberista, che vuole la flat tax, questione questa come su tante altre, sulla quale l'eroe dell'uscita dall'euro, Alberto Bagnai, non parla, è muto. Ecco. E milioni di italiani che sono andati dietro a questa narrazione schizofrenica, contraddittoria, falsa, ma falsa proprio in una maniera che si vede subito, basta un po' di fisionomica per capire lo spessore umano dei personaggi che hanno invaso la scena politica italiana, affiancandosi a quelli che già c'erano, i vituperati piddini e i Forza Italioti, in particolare i vituperati piddini, che noi credevamo essere il peggio che si potesse immaginare, sono stati superati di slancio da questa marmaglia, a cui gli italiani hanno dato retta, ancora una volta schierandosi stupidamente o da una parte o dall'altra, facendo un tifo, un baccano insensato. E per di più, dando ascolto a questi sovranari che ci insultavano dopo averci rubato il nome, dopo essersi presentati come se fossimo noi, no? E dando ragione a questa gente, io sono stato insultato per anni, non potevo intervenire nel dibattito perché sennò mi si diceva tu ce l'hai con Bagnai, tu ce l'hai con tutto il mondo che ha scelto Bagnai, metti da parte i tuoi risentimenti, questo mi è stato detto per tanti anni, di fatto sono stato anche in questa occasione escluso per lungo tempo dal dibattito. Però io sto ancora qua, scrivo, faccio video il più delle volte, dico quello che mi passa per la testa, non me ne importano accidenti. Io non so se avrò ragione io alla fine. Certo ancora non ho avuto torto. Quelli che hanno dato retta ai piddini prima, a Berlusconi prima, ai grillini dopo e alla Lega adesso hanno già avuto torto. Loro hanno già tutti sbagliato. Magari sbaglio anch'io,
Perché se mi chiedete quello che sta succedendo, io non lo so, ma almeno taccio. Io faccio due ipotesi che portano ad una sola conclusione. Siamo comunque, estamos en la mierda. Sia che il coronavirus sia una vera minaccia, cosa che non credo, e vedremo, e qui potrei avere torto, però se poi c'ho ragione, ma chi me lo riconoscerà? E sia, come dire, complementarmente, quindi, se dico che non è vera, una vera minaccia il Covid, il coronavirus, se questo è un passo, una mossa dei padroni universali. Ecco, intanto purtroppo stiamo tutti in galera sotto la minaccia che se appena si apre e riparte il contagio, capito, tutti nuovamente in casa. Esco ogni tanto e vedo persone bardatissime con la doppia mascherina ormai, i guanti, perfino in macchina se la tengono. Tutti sono terrorizzati. E quindi, oltretutto, oltre a una mancanza di informazione, di cultura, di capacità di analizzare la situazione, di immaginare le conseguenze di questa follia che ci stanno imponendo, c'è anche un altro elemento, perché quello che vedo negli occhi delle persone è terrore puro. Quindi c'è veramente una viltà assoluta come fondamento antropologico di questo popolo, una viltà nascosta dietro la pietà per i più deboli, dobbiamo proteggere gli anziani. Una viltà pronta a riesplodere, questa volta in modo un po' più giustificato, se passerà la nuova menzogna che stanno preparando, che questo virus colpisce anche i bambini. Nessuno che si preoccupi di mettere sul piatto della bilancia nel fare una valutazione anche gli elementi, diciamo, capito, che smentiscono questa narrazione a tamburo battente 24 ore su 24 su tutti i media, e cioè il numero sostanzialmente limitato di morti in Italia e nel mondo, perché una cosa è guardare le cifre assolute, altra cosa è confrontarle con il passato. Nessuno che si preoccupa di mettere in relazione la specificità di quanto è avvenuto in Lombardia. È un dato di fatto che lì hanno fatto vaccinazioni di massa. Nessuno che viene sfiorato dall'idea che forse queste malattie nei bambini, che peraltro sono poco numerose, sono primi segnali della nuova menzogna che potrebbero mettere in giro per terrorizzare tutti. Che questi bambini magari hanno avuto vaccinazioni e potrebbero essere correlate le due cose. Una correlazione in effetti c'è, perché pare che si tratti di una infiammazione dei vasi sanguigni. È venuto fuori che uno dei fenomeni più rilevanti al nord, soprattutto, delle persone vittime di questa simile influenza, avevano problemi di circolazione, di infiammazione quindi dei vasi sanguigni. È che queste persone, dove sono morte in massa, avevano subito vaccinazioni in massa anche. E quindi, davanti a questa terribile viltà di questo popolo, che ha quindi la classe dirigente che si merita e i cialtroni dell'opposizione che si merita, perché sono dei cialtroni proprio, io sono ormai profondamente pessimista. Penso che veramente non ci sia nulla da fare e anzi comincio addirittura a temere per la vita di chi si oppone. Io rischio poco perché grazie al cielo, grazie a quelli che mi hanno espulso dal dibattito, ho poca visibilità, quindi devo dire grazie a Bagnai, grazie a tutti quelli che hanno fatto click. Perché, capito, chi non la pensava come questi cialtroni dell'opposizione, Lega e 5 Stelle, doveva essere bannato. E quanta gente ha obbedito ai capoccia che davano questa indicazione. E quindi adesso,
Siamo il paese che sta praticando il lockdown più duro e quindi anche il paese che sta pagando il prezzo economico più amaro. Il dato più impressionante è che in Germania nel mese di marzo, mi pare, o aprile, non ricordo, i consumi elettrici sono scesi del 4%, da noi sono scesi del 26 o 27%, una enormità. E questo prezzo lo pagheremo molto presto, specialmente se, come vedo e come immagino, questi pazzi che stanno peraltro guidando il paese in modo assolutamente illegale, anticostituzionale, non rispettano neanche le forme. Se queste persone riusciranno a tenere l'economia ferma per tutto il mese di maggio e magari anche per un pezzo del mese di giugno, non riesco, non posso immaginare che possono andare oltre la metà di giugno. Veramente non riesco ad immaginarlo, non credo che possa accadere perché gli altri paesi riapriranno e quindi qui in qualche modo si dovrà allentare. Ecco, se riusciranno a fare questo, se non usciamo per strada e non torniamo a lavorare tutti in massa, insieme. Se non ci sono segnali, se qualcosa non si muove, perché io che posso fare? Esco per strada, sto in campagna, che faccio? Se non si muove qualcosa, il disastro sarà totale. Ci sarà la carestia. Il paese finirà in mano a bande di criminali, per forza di cose. Sarà la messicanizzazione. I ricchi si barricheranno nelle loro cittadelle. Difese da forze di polizia, droni, sistemi automatici e la gran parte della popolazione vivrà in una condizione messicanizzata, senza offesa per il Messico. Questa è la prospettiva che abbiamo davanti. Io capisco, la maggior parte delle persone non ha la fantasia sufficiente per immaginare quello che significa una perdita del PIL intorno al 15%, che nel corso del tempo potrebbe crescere, perché una volta che il giocattolo si è rotto, poi lo scatafascio, la valanga continua. Capito? È come una valanga che è cominciata, è molto forte, ma prima che si ferma, fa più danni nella parte finale, quando si è allargata e travolge tutto, non c'è più resistenza. Sono veramente preoccupato. Sono veramente preoccupato. E allora, che fare in questa situazione? In questa situazione le scelte sono, se questa è la prospettiva, io credo che a questo punto, se non c'è una rivolta immediata, una ribellione vitale, affrontiamo l'eventuale pericolo e poi facciamogliela pagare a questi se veramente ci hanno ingannato. E comunque, anche se non ci avessero ingannato, affrontiamolo questo virus, gli diciamo avete sbagliato, ma io sospetto che l'abbiano fatto apposta. Quindi affrontiamo questo, in ogni caso, questo pericolo, perché significa altrimenti morire tutti i giorni, morire 1.000 volte, è meglio morire una volta sola. Affrontiamo questo pericolo, chi deve morire muore. Non sto parlando essendo io non sono più giovane, la mia dose di rischio me la prenderei, se non oggi, domani, qualora questa malattia diventasse endemica. Ma non c'è altro da fare che questo, vivere, accettare il rischio. Vuol dire che la speranza di vita si abbasserà, ma viviamo. È speranza di vita, che sia vita, altrimenti cos'è? È disperazione di morte. Meglio la speranza di vita, sia pur più breve, non fa niente. Ecco, se non succede questo, e allora le alternative quali sono? Ebbè, dunque, c'è il suicidio, uno si ammazza, c'è il lanciarsi come un kamikaze.
farne fuori qualcuno. Anche questa è una cosa, è un suicidio in cui uno si porta appresso qualcun altro. Ovviamente scegliamolo bene, non andiamo a prendercela con il primo passante, insomma, no? Oppure vivere veramente come topi, con la museruola, controllati in ogni movimento, sottoposti a iniezioni, a un regime medicale assurdo, folle, da rifiutare, da rifiutare. Chi vuole prendersi le medicine? Chi vuole andare dal mediconsolo, dallo sciamano? Chi vuole fare le cure alternative, chi vuole la medicina ufficiale, faccia quello che vuole. Ma la medicina non può essere un'imposizione. E qui immagino l'obiezione di qualcuno che dice: ma quando c'è un pericolo per la collettività, allora si devono dare ordini. No, non si devono dare ordini, si devono dare informazioni veritiere. Queste informazioni veritiere poi vengono. Se sono vere, vengono confermate dai fatti, le persone cominciano a vedere effettivamente le conseguenze, i morti intorno a loro e state sicuri che a quel punto il paternalismo, l'ordine paternalistico non serve più. Le persone magari sono vigliacche, magari non si informano sulle cose lontane, ma quello che vedono con i loro occhi, lo capiscono e quindi tutti noi ci regoleremo di conseguenza. Qualcuno dice, ma a quel punto sarebbe troppo tardi. Beh, sì, potrebbe forse essere troppo tardi. Un piccolo ritardo può starci, però io vi faccio notare due cose. La prima è che comunque questo rischio è più basso di quello di fidarci della gente che ci sta guidando in questo momento. Ed è sempre stato così. Il secondo, si parla di riaprire adesso che ci sono migliaia e migliaia di positivi in giro e si è deciso di fare il lockdown quando invece i positivi in giro erano poche centinaia. Non vi sembra una contraddizione? Una contraddizione che smaschera una verità evidente, lapalissiana, e cioè che se questo virus è veramente la minaccia che dicono, non possiamo fermarlo. È come pretendere di fermare il vento con le mani o le montagne con gli stuzzicadenti. Se la natura ha acceso un fuoco, e allora questo fuoco l'umanità lo deve affrontare, non può nascondersi nelle tane. Lo deve affrontare. È già successo altre volte. Se saremo più forti, sopravviveremo noi e ne sono certo. Se invece il fuoco è così forte che non può essere fermato, beh, tutto finisce, sono finiti i dinosauri, finirà anche la specie umana. Ma io non credo che la specie umana finirà perché la natura accende un fuoco. La specie umana finirà quando altri uomini, alcuni uomini, loro sì, accenderanno molti fuochi. E Dio non voglia. Ecco. Quindi, ecco, la situazione è questa. O c'è uno scatto d'orgoglio in extremis, in zona Cesarini, oppure è finita. È finita. Nel giro di 5-10 anni, la società occidentale, in particolare la società italiana in modo ancora più duro, subirà un rimodellamento. I ricchi si asserraglieranno nei loro fortini, dove vivranno in modo che noi ce lo potremo soltanto sognare, e una melma intorno, governata con metodi zoologici, tenuta in vita con piccole concessioni, e che quando decideranno potrà essere soppressa senza problemi. Anzi, uno sfoltimento, a un certo punto sarà la soluzione ottimale. E quindi pensiamoci, pensateci. Io non ho figli, ma voi, molti di voi ce li hanno i figli, hanno bambini piccoli.
Se voi non resistete oggi, i vostri figli li lascerete in una situazione disperata. È chiaro questo concetto? Disperata. Poi fate quello che vi pare. Io quanto posso campare ancora? In questo mondo, per come stanno andando le cose, poco. Ma anche se si aggiustassero, potrei campare 20 anni. L'età media di noi maschi è 83, 82, insomma, sono 64 e 2 mesi. Quindi, pensateci bene, pensateci bene. Questa volta non sono stato troppo aggressivo, non vi ho chiamati topi per questa volta. A presto.